Allora, oggi il convegno qui ad Agrigento sulla riabilitazione delle procedure innovative, un convegno organizzato con la fisiatria. Abbiamo il presidente del convegno, il dottor Fausto Crapanzano, sulla disabilità neurologica e le novità apportate. Cosa è uscito fuori dalla giornata di oggi? Oggi in questo Riabilitag abbiamo affrontato argomenti di riabilitazione neurologica, rivolgendoci soprattutto con una platea di neurologi, di internisti e di riabilitatori a quelle che sono le problematiche dei pazienti che patiscono una disabilità neurologica. Oggi in particolare abbiamo parlato di sclerosi multipla, ma anche di dolore neuropatico e anche di rischio di frattura, nel tentativo appunto di approcciare a questi pazienti, prima ancora che alla loro patologia, la loro problematica è riuscire appunto a risolverla in modo coordinato, gestendo quelli che sono gli aspetti clinici, medici, terapeutici e anche e soprattutto di natura riabilitativa. A conclusione della prima giornata dei lavori, il presidente onorario del convegno sulla riabilitazione e i processi innovativi, il dottor Alfredo Zambuto. Dall'alto della sua esperienza, oggi che giornata e come vi siete confrontati con le varie figure professionali, fisiatri, gli internisti e quant'altro? La giornata è stata fruttuosa, positiva sotto tutti i punti e gli aspetti, sia per quanto attiene alla qualità delle relazioni, sia anche per il contributo dato dai colleghi con i loro interventi, perché ha dato un quadro generale complessivo dell'approccio multidisciplinare a patologie complesse, quali la sclerosi multipla, l'ictus cerebrale e il rischio di cadute, che sono diciamo, patologie e soprattutto anche cause di gravi fratture nei soggetti anziani ad alto rischio diciamo, di comorbilità e di complicanze. E, gli aspetti più importanti a parer mio che sono stati penso che siano stati colti anche dai colleghi che hanno partecipato, è la gestione a 360 gradi del soggetto con sclerosi multipla, proprio perché si tratta di una malattia neurodegenerativa cronica, infiammatoria, che colpisce il sistema nervoso centrale e che purtroppo colpisce la giovane età, soprattutto il sesso femminile. Chiaramente la presa in carico di questi pazienti è molto complicata per quanto attiene la gestione sia clinica che riabilitativa, proprio per le carenze strutturali del nostro servizio sanitario. E dall'altra parte però per la complessità della malattia che nel corso degli anni si muta e ha dei processi di accelerazione o di degenerazione e quindi questo comporta un approccio che sia modulato al decorso della malattia. Quindi la presa in carico presuppone una continuità assistenziale che ovviamente deve essere fatta e deve essere garantita a questi pazienti. L'altro aspetto è il rischio di cadute delle complicazioni che nei soggetti con patologie neurologiche, parkinsonismo e emorragia cerebrale, naturalmente hanno proprio per le limitazioni neuromotorie che hanno e quindi il rischio di caduta che porta poi alle fratture, quindi alle complicazioni e al rischio di vita che può esserci a seguito di questo evento traumatico. Si è conclusa oggi ad Agrigento la 2 giorni sul convegno sulla riabilitazione organizzato dall'Ordine Medici del Dipartimento di Medicina Riabilitativa. Abbiamo il dottore Giraulo, dirigente medico dell'unità operativa complessa dell'ospedale San Giovanni di Dio. Questi 2 giorni di confronto e di studio cosa ha portato per quanto riguarda i disabili neurologici e non solo? Allora, anche quest'anno il congresso magistralmente organizzato dal dottore Capanzano ha ottenuto una vasta eco dal punto di vista di partecipazione sia di tutti i medici specialisti e non del nostro territorio. Si è parlato del paziente affetto da disabilità neurologica e sulla centralità del lavoro che svolge il fisiatra quotidianamente, soprattutto nella nostra unità operativa, dove questi pazienti hanno la possibilità di essere presi in carico nella loro globalità delle patologie, non soltanto dal punto di vista neurologico, ma dal punto di vista anche psicologico e della necessità di trattamento fisioterapico e di utilizzo di ortesi specifiche che possono migliorare la qualità della vita del paziente affetto da disabilità neurologica, ma anche dei caregiver, cioè delle persone che purtroppo quotidianamente danno loro una grande mano a svolgere gli atti più comuni della vita quotidiana. Per cui anche quest'anno è stata fatta un buon passo avanti perché vogliamo assicurare alla nostra popolazione la nostra vicinanza come ospedale
di Agrigento nella presa in carico di questi pazienti. Allora, a conclusione del convegno sulla riabilitazione, una battuta con il direttore dell'unità operativa complessa di fisiatria di Lungodegenza, il dottore Gino Cacciatore. Cosa è uscito fuori da questi due giorni di convegno e confronto medico? Sono stati due giorni molto belli, interessanti, argomenti estremamente validi, e relatori all'altezza, e si sono affrontati diversi temi che vanno dall'ictus alla disfagia, alle problematiche delle ipertonie e delle spasticità, insomma due giorni veramente intensi, molto molto soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto, grazie.